comprato la Repubblica questa mattina. Ci sta un articolo sulla nostra città. A Capua tutti hanno una via romana in cantina. Dice: cos'è rimasto di Spartaco sull'Appia? La squadra di calcio del Gladiator. E poi nient'altro, nient'altro. Eppure tutto è cominciato qua, dice l'articolo. Con la rivolta della scuola dei creatori, e qui tutto è finito con la crocifissione di 5.000 schiavi fra Roma e le terre del Volturno. Nel Casertano sono sazi di antichità. Ne hanno piene le tasche. Il nostro problema è che abbiamo troppo, ammette Francesco Chianese, alla reception del nostro hotel di Capua. Qua teniamo tutti una strada romana in cantina, ride una mora spettacolare dopo aver appreso il senso della nostra marcia. La questione è che a Capua, appena tocchi un muro, arriva l'archeologo e blocca tutto. Non se ne può, come dire, ma chi è andato a cercare? Ma scusa, ma chi lo fanno all'archeologo? Hanno fatto qua. Devono anche tutelare i nostri beni. Mi chiedo che senso ha cercare l'antico in un mondo dove l'antico è un presente continuo, qualcosa che non passa mai. Il famoso sepolcro chiamato Conuccia, restaurato da Ferdinando IV, padre della patria, ci hanno messo davanti un mega tabellone dei supermercati in Uzzo, scempio tutto nostro, grazie al sindaco di Curti. L'anfiteatro romano, quattro prete, che in tanti vorrebbero spazzar via laddove le prete sono nient'altro che pietre che hanno invertito le consonanti. Persino gli architetti ci guardano come rompiscatole, lamenta l'archeologa Diletta Colombo, che ci guida per un tratto con la collega Ida Stanislao. Quando ci vedono arrivare a piedi quella della creatissima masseria alle porte di Maddaloni, mettono il muso. Non se l'aspettavano, e noi del resto non gliel'avevamo detto al telefono. Non verrete mica lasciare qui gli zaini, che poi arriva gente a cena, chiariscono prendendo malvolentieri i nostri documenti. Par di essere sui traghetti della Tirrenia, dove ogni richiesta è un fastidio, non esiste dire si accomodi, beva qualcosa di fresco. Qui, più che altrove, l'auto è un emblema di ascesa sociale. Dunque, chi va a piedi è un miserabile. Vediamo un po' come conclude. La cena è un'altra storia, camerieri simpatici, servizi efficienti, pizze speciali, ma il pubblico è il culo della serata, famiglie con mamme tiratissime e bimbi con capelli laccati e telefonino che diventano padroni assoluti di una sala enorme tipo vecchio West, con megaschermo sintonizzato su un serial TV made in USA, una messa cantata in cui si celebra il taglio delle radici. Addio, miei cari contadini della terra di lavoro. Qui è Dallas, non Caserta, forse stiamo smarrendo la strada. Molto simpatico, ci fa prendere coscienza della nostra realtà. Noi siamo così, noi abbiamo troppo e chi ha troppo non apprezza. È come uno che tiene 10 euro in tasca, che è vero, come li deve centellinare, e uno che ha 10 miliardi di euro in banca e che se ne importa. No, noi siamo così, noi abbiamo 10 miliardi di euro in reperti archeologici, e invitato come fossero il prete, no? Ognuno di noi ha il proprio reperto nella cantina, no? E questo è il senso dell'articolo. Mi è piaciuto, anche se ci ha fatto l'ennesima volta una merda, ma ci ha fatto una merda con stile questo articolo. Poi ci sono delle illustrazioni, guardate questa qua. Ah ah ah, qua teniamo tutti una strada romana in cantina. L'antico è ovunque, gli archeologi sono visti come rompiscatole. Molto carina come illustrazione. Brava a Paolo Rumiz, il giornalista che ha scritto l'articolo, e grazie, speriamo che qualcuno prenda coscienza di questo, ma non credo. A presto.